Allora, Paolo Acciai, CISL nazionale, oggi a Reggio di Calabria. Lei dall'accento abbiamo sentito che è palermitano. Esatto, palermitano di Arezzo. Di Arezzo. Quindi lei che ha il Premier comunque vicino di casa, qualche novità ha portato oggi in Calabria? Ma le novità noi ce le attendiamo dalla Calabria. Non è che si vuole isolare dal problema, però credo che questa sia stata un'iniziativa dove sulla bilateralità ci sono tante potenzialità che questa regione può dare, che le organizzazioni sindacali con gli imprenditori possono dare. Dobbiamo cambiare una mentalità dove dal piangersi addosso dobbiamo iniziare invece a lavorare, quindi rimboccarsi le maniche e dire che ce la possiamo fare tutti insieme. Ma senta, visto che si parla tanto di bilateralità, non le sembra che serva anche un po' di bilateralità tra la regione di Calabria e il governo centrale? E approfitto per suo tramite per mandare un messaggio al suo, diciamo, corregionale quantomeno. Allora, intanto permettiamo che è solo corregionale, perché non ho questi poteri qui. No, diciamo che ci vuole una collaborazione che tutte le regioni poi in qualche modo stanno rivendicando. Credo che il buonsenso poi debba dare i risultati migliori. Spero che il governo si renda conto che con questo passo non si va lontano. Quindi o cambia in corsa un meccanismo diverso dove coinvolge anche poi chi fa politica a livello locale, oppure si rischierà di fare danni ben peggiori di quelli che sono stati fatti nel passato. Quindi per superare ora questi ostacoli, noi abbiamo sentito l'importanza che riveste l'artigiano, se non altro anche per il numero di disoccupati, a parte poi quello che riesce a produrre, le peculiarità anche che riesce anche ad esportare all'estero, no? Perché dall'artigiano nascono i più bei prodotti, no? Cosa si può fare per raddoppiare questo numero, cioè uno su quattro portare a due su quattro e quindi aumentare gli occupati e diminuire la povertà in Calabria attraverso un settore che potrebbe essere l'unico che non servono le grandi imprese, servono le grandi e piccole idee? Servono le piccole idee, serve una scuola che sia capace di formare veramente i giovani. E nei giorni scorsi è stata pubblicata una ricerca dell'OCSE che dice che da qui al 2020 un robot sostituirà tre lavoratori. In Inghilterra dal mese di settembre si inizierà a parlare di nuovi programmi formativi per la scuola. In Italia si fa la legge sulla scuola dicendo come mettere in difficoltà gli insegnanti. Dipende sempre dalle visioni che uno ha e se guarda solo al presente e al passato probabilmente va poco lontano per il futuro.